Con una grigliata su prenotazione e spettacolo ad ingresso libro della Sherry Band. Benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo con la notizia di un maxi sequestro di droga. 25 kg di cocaina e 35 di procaina, sostanza da taglio, sono stati sequestrati dalla Polizia di Torino in un appartamento al primo piano di un palazzo nel quartiere Barriera di Milano. L'indagine, scattata un anno fa, aveva portato lo scorso 16 maggio a un sequestro di 108.000 euro trasportati in auto da un albanese. Provando le chiavi di casa trovate addosso l'uomo che era stato arrestato, gli agenti sono usciti a scoprire l'appartamento attrezzato da laboratorio per la lavorazione della droga, proprio sulle famiglie albanesi verte l'inchiesta che ha già comportato cinque arresti. Ma sentiamo di più da Roberto Monteriso. La sezione antidroga della squadra mobile ha condotto una complessa indagine nei confronti di un gruppo di soggetti di origine albanese responsabili di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Le indagini sono focalizzate su un cittadino albanese detto Miri, ritenuto personaggio di spicco della malavita organizzata a Torino e sul territorio albanese in quanto affiliato ad una delle più potenti famiglie criminali presenti a Delbasan, la famiglia Capia che ha in atto una serie di faide che hanno causato in Albania numerose vittime. Lo scorso 12 maggio, nell'auto di Seriani, una Peugeot nascosti nel vano del cambio, c'erano 600 grammi di coca. Nella sua casa, nella zona nord di Torino, c'era una macchinetta a soldi e 108.000 mila euro in contanti. La quantità di soldi trovata all'interno dell'appartamento è da subito sembrata ai poliziotti non proporzionata al quantitativo di droga sequestrato. Da qui sono iniziati una serie di approfondimenti, soprattutto a causa di un mazzo di chiavi Trovato, dopo un'intera settimana di tentativi porta a porta per trovare la giusta serratura, e i poliziotti hanno trovato la porta giusta in un palazzo di via Maddalene. All'interno dello stesso hanno scoperto un vero e proprio laboratorio per la lavorazione della cocaina. E sono stati rinvenuti e sequestrati 25 kg di cocaina, 35 kg di sostanza da taglio, procaina, due presse idrauliche per confezionare panetti di stupefacente con diverse forme e poi bilancini di precisione e molto altro. Così in manette sono finite altre quattro persone, tutti albanesi affiliati alla stessa famiglia. Il valore delle sostanze poste sotto sequestro avrebbe fruttato oltre un milione di euro. Per noi della Polizia di Stato e della squadra mobile è importante aver tolto un quantitativo così elevato di stupefacenti dal mercato. 25 kg rappresentano sicuramente tanto stupefacente e tanta cocaina. Inoltre, come ho segnalato, in questo caso è stato tolto sia dello stupefacente dal mercato tanti soldi ed è stata colpita poi una rete, una filiera di importazione di stupefacente di primissimo piano. I contatti che abbiamo registrato ci portano a una delle famiglie più importanti della zona del Bassane in Albania. Di conseguenza riteniamo che facessero capo a questi componenti della famiglia, di queste famiglie del Bassane e che quindi lo stupefacente in realtà in qualche misura venisse gestito direttamente dall'Albania questo di quei 100.000 euro e oltre? E adesso parliamo della malattia del gioco, stipendi e pensioni in fumo per il gioco d'azzardo legale. In un anno sono aumentate in tutto il Piemonte le denunce di chi giocandosi molti soldi alle solite macchine finge poi di essere stato derubato. Clamorosi i dati pubblicati dall'amministrazione autonoma del monopolio di Stato del Piemonte. Lo scorso anno sono aumentati i giocatori tra questi molti giovani e donne. I soldi giocati sono stati oltre 5 miliardi di euro solo in Piemonte. Ma sentiamo da Franco Capone. La, necessità di effettuare una terza, cioè... la scorsa settimana una casalinga di 46 anni, Alessandrina, aveva denunciato in questura di essere stata derubata la somma di 100 euro mentre camminava attraverso le bancarelle del mercato di Piazza Garibaldi. Poco dopo però quei soldi si è preso e erano stati mangiati euro dopo euro da una slot machine situata in una tabaccheria del centro. Non è purtroppo la sola a trovare una giustificazione al denaro sperperato. Pensate che in tutto il Piemonte il gioco d'azzardo, quello legale, ha sfondato i 5 miliardi di euro, e questa somma è stata spesa dai piemontesi in schedine, scommesse, lotterie e soprattutto slot machine. La direzione regionale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di Torino ha reso noto che i dati ufficiali 2015 parlano di 31.000 macchinette che lo scorso anno sono state collocate in 6.361 locali tra bar, ristoranti e tabaccherie. Scorrendo poi i dati delle tabelle dell'indagine tra le province con il maggior numero di slot machine e Alessandria, viene subito dopo Torino, seguono Asti, Novara e Cusio-Ossola. Le semplici macchinette arrivano a mangiarsi 240 euro in un'ora ed ogni cittadino residente in Piemonte spende per tutti i giochi d'azzardo 1192 euro all'anno. L'indagine dei monopoli evidenziano poi che le slot machine sono le più amate nel mondo dei giocatori d'azzardo ed i casi di dipendenza e di ludopatia sono aumentati purtroppo anche tra i più giovani. La Guardia di Finanza del Comando Compagnia di Casale Monferrato, a conclusione di una verifica effettuata in uno studio di odontoiatria, ha scoperto che il titolare ha nascosto al fisco oltre 60.000 euro. Nonostante l'odontoiatra risultasse regola con le dichiarazioni annuali e diversamente periodici delle imposte, le fiamme gialle di Casale sono riuscite a dimostrare l'occultamento al fisco di molti compensi percepiti dallo studio da dal 2011 al 2014, sottratti a tassazione eh, circa 62 mila euro. Ma vediamo adesso mh, la cronaca giudiziaria indagate per esercizio abusivo di infermiere professionale. Sono operatori sociosanitari che posarono delle medicine sui comodini di minori ospiti di una comunità di Acquiterme. Ma sentiamo perché da Emma Camagna. Un operatore sociosanitario può sfilare da blister una pastiglia secondo una predeterminata terapia del medico e posarla sul comodino del paziente al quale è prescritta? Secondo l'accusa, no. È un compito che può assolvere solo chi possiede il titolo di infermiere professionale. Per questo, 11 persone, e cioè il presidente di una cooperativa sociale che gestisce una comunità per ragazzi in difficoltà e bisognosi di essere aiutati e 10 operatori sociosanitari sono sotto inchiesta per esercizio abusivo della professione di infermiere professionale. Il PM al quale il GIP ha trasmesso il fascicolo deve pronunciarsi in merito. Sono Pier Domenico Botto, presidente della cooperativa Acquincontro che gestisce la comunità riabilitativa per minori dai 12 ai 16 anni, liberi tutti di e 10 operatori uomini e donne. Lavorano in questo centro convenzionato dal 2007 con le istituzioni pubbliche, in particolare l'ASL di Alessandria e di Torino. Il centro, fra l'altro, è costantemente monitorato anche da Procura e Tribunale dei Minori. Per la difesa non esiste norma che disciplini che le medicine debbano essere date da infermieri professionali. Il nuovo sindaco di Torino, Chiara Pendino, a tutto campo sulla tratta ad alta velocità Torino-Lione e ancora sulla ZTL. Due giorni dopo l'annuncio del ministro Del Rio che la parte italiana della ferrovia sarà per soli 25 km su nuove linee, il primo cittadino torna su questi numeri e costi. Sentiamo Roberto Motereso. Una sindaca a bassa velocità. Chiara Appendino si è presentata al Bike Pride, che ha richiamato al Parco del Valentino 10.000 ciclisti per una pedalata alla conquista del centro città. E la nuova prima cittadina ha parlato dell'alta velocità della TAV, entrando su uno dei temi più caldi: il problema non è la riduzione del percorso, ma il tunnel di base, il cuore di un'opera inutile e costosissima. Così l'Appendino è tornata sull'argomento della Torino-Lione due giorni dopo l'annuncio del ministro Del Rio che la parte italiana della ferrovia sarà per solo 25 km. Chilometri su nuove linee. Prendiamo atto delle dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Del Rio, ha detto la nuova inquilina della Sala Rossa a Torino. Ma il cosiddetto progetto della TAV low cost non è una novità, perché è stato già presentato all'interno dell'Osservatorio alcuni anni fa, dove il Movimento 5 Stelle aveva sottolineato la necessità di utilizzare la linea storica che lo stesso ministro Del Rio ha ammesso non essere satura. L'annuncio del governo di una rivisitazione del tracciato italiano della Torino-Lione con una riduzione dei costi di 2,6 miliardi e il rinvio a dopo il 2030 dello scavo di una galleria di 20 km che avrebbe dovuto nascere a lungo corso marche a Torino e poi proseguire sotto le strade di Collegno e Venaria non fanno cambiare opinione, a chiara Pendino, che ribadisce il suo no alla TAV. Così alla prossima riunione dell'Osservatorio la sindaca porterà in discussione le ragioni della contrarietà dell'opera e poi. Dopo aver ascoltato le reazioni, deciderà se Torino continuerà o meno a far parte alle riunioni del tavolo tecnico. In Piemonte sono sempre di più i pendolari che giudicano positivamente il trasporto regionale di Trenitalia. Prendono atto dei miglioramenti raggiunti in questi ultimi mesi. Lo scrive in una nota Trenitalia. Citando l'ultima indagine demoscopica e sottolineando in particolare che è ottimo il risultato registrato in Piemonte, con l'87,8% degli intervistati soddisfatti del servizio offerto da Trenitalia. Da sottolineare il nuovo servizio di videosorveglianza live all'interno dei convogli. Ma sentiamo di più in questo servizio. Trenitalia fa sapere che da un'indagine demoscopica condotta da una società terza sono sempre di più i pendolari che giudicano positivamente il trasporto regionale e constatano i miglioramenti raggiunti dal servizio nel corso degli ultimi mesi. Gli interpellati hanno indicato nel comfort, nella permanenza a bordo, nella pulizia e nella puntualità gli aspetti maggiormente migliorati. La media nazionale parla di un 79% di intervistati che, nel corso dell'ultima periodica rilevazione, ha espresso un giudizio positivo sul viaggio nel suo complesso. Un miglioramento di 2,8 punti percentuali in più rispetto al 2015 e 4,8 punti in più rispetto al 2014. Ottimo è il risultato registrato in Piemonte, con l'87,8% degli intervistati soddisfatto del servizio offerto da Trenitalia, un miglioramento del 6,5 rispetto all'anno scorso e di 7,3 punti in più rispetto al 2014. Al conseguimento di questo risultato hanno concorso le decisive innovazioni operative e tecnologiche introdotte negli ultimi periodi, un radicale turnover del management e le continue consegne di treni di ultima generazione, più confortevoli, performanti e affidabili. Sono stati 20 i nuovi convogli, 6 Vivalto e 14 Jets, consegnati alla regione Piemonte e a beneficiarne come centinaia di migliaia di pendolari ogni giorno. Per migliorare la security a bordo è stato avviato a livello nazionale un importante progetto di videosorveglianza live. Oltre a registrare le immagini interne al treno, il sistema, primo in Europa, consente di replicarle in tempo reale sui monitor di bordo e delle flotte più recenti come deterrente ad aggressioni e atti vandalici. Inoltre le stesse immagini sono trasmesse in tempo reale alle diverse control room sul territorio per assicurare un costante presidio della situazione a bordo dei treni. Al momento i dispositivi sono in corso di installazione e sui treni TAF di Lazio e Veneto e su tutta la flotta JETS operativa nelle regioni Piemonte, Toscana, Lazio, Marche e Campania, Abruzzo e Umbria e prossimamente anche in Sicilia Trentino. Restiamo in tema. Ma andiamo ora a Novi Ligure dove si è dimesso il presidente dei pendolari Riccardo Leardi. Ce ne parla Rico Maria imprevista. Durante l'ultimo incontro dell'associazione dei pendolari novesi. Ha rassegnato infatti le sue dimissioni Riccardo Leardi, storico presidente dell'associazione, sempre in prima linea nel condurre le battaglie in nome degli interessi dei pendolari di Novi Ligure. Il suo successore sarà nominato a settembre durante la prossima assemblea e in ogni caso Leardi ha promesso che resterà nell'associazione per dare il suo contributo e fornire il suo impegno. All'origine delle dimissioni, un caso giudiziario in cui Leardi si è trovato coinvolto e che ha avuto conclusione nei giorni scorsi, quando vi è stata la rimessa di querela da parte di Trenitalia per una vicenda iniziata nell'estate del 2010. In quel momento, come ha ricostruito l'ex presidente, l'associazione era alle prese con una serie di disagi derivanti dai cantieri aperti nella Galleria dei Giovi. Un cambio di orario dei convogli in direzione Genova portò Leardi a scrivere un'email a più destinatari che fu poi giudicata dalla Procura della Repubblica dai toni offensivi e diffamatori. Al termine di un lungo percorso in cui Leardi è stato affiancato dall'avvocato Ermanno Materazzo, si è giunti alla remissione della querela. Leardi ha scritto una lettera di scuse, non era sua intenzione offendere nessuno e ha donato 800 euro in beneficenza ad Assutenti, il cui presidente Furio Truzzi ha avuto un ruolo importante come mediatore nel caso. Ora per l'Associazione, che ha quasi 30 anni di vita, si apre un nuovo capitolo, che però comincia con qualche ombra. Infatti, l'Associazione non pare compatta ed unita, lo dimostrano le poche testimonianze solidali ricevute dalle Ardi nella vicenda. I giorni delicati per il Consorzio Intercomunale Trasporti di Novi Ligure, cui il cui presidente eh, è ancora vacante, sul eh, tavolo delle trattative è anche la vendita del 40% delle quote societarie. Ma sentiamo in questo servizio. A Novi Ligure il Consorzio Intercomunale Trasporti si trova ad un delicato bivio. Il Presidente Federico Fontana è dimissionario da tempo ed i sindaci dei 17 comuni soci non hanno ancora individuato chi possa essere il sostituto per assumerne il compito. Compito importante per diversi motivi. Primo fra tutti la partecipazione al bando della provincia di Alessandria per l'assegnazione del servizio di trasporto pubblico per i percorsi urbani ed extraurbani ricadenti sul territorio. I servizi previsti dal bando riguardano anche nuovi e il CIT deve scegliere se parteciparvi e come, se da solo o in associazione temporanea di impresa. Nel frattempo ieri in provincia si è tenuta la consultazione pubblica per l'individuazione dei beni essenziali e indispensabili per lo svolgimento del servizio. Alla consultazione sono intervenuti tutti i soggetti portatori di interesse. Tornando alla presidenza, Federico Fontana ha dato la sua disponibilità sino alla nomina del nuovo presidente, che non è ancora avvenuta. E i rumors delle scorse settimane sul possibile successore non hanno avuto alcuna conferma. Altra patata bollente per il CIT è il passo indietro sulla vendita del 40% delle quote societarie. Nel frattempo, da qualche giorno, sono mutati sia i programmi delle corse urbane che di quelle extraurbane, adeguandole alla chiusura dei plessi scolastici, senza dimenticare la necessità di razionalizzare i costi, togliendo le corse ravvicinate che venivano effettuate sullo stesso percorso, con il prioritario scopo di togliere in maniera momentanea le corse non utilizzate nell'arco temporale in cui le scuole rimarranno chiuse. E infine allo studio anche la riduzione del servizio di trasporto pubblico extraurbano per quanto concerne il periodo ferragostano, iniziativa già presa nel corso degli ultimi due anni. E questo è il momento più atteso dai clienti ma anche dai commercianti. I primi possono finalmente lasciarsi andare all'assalto delle vetrine senza ripercussioni esagerate sul conto in banca. Per i secondi, i commercianti, è l'occasione soprattutto quest'anno di rifarsi dopo una stagione estiva che è partita a ritardo. Stiamo parlando dei saldi estate 2016 e ce ne parla ancora di più Alessandro della Carta. via, ma con moderazione. Dall'altro giorno sono iniziate in tutta Italia le occasioni legate allo shopping, tanto amato dal gentil sesso ma non disdegnato anche dall'universo maschile. E se il primo giorno è stato caratterizzato da un clima ideale, tra nuvole e sole, intervallate da qualche sprazzo di pioggia, per girare per negozi, la solata giornata di domenica ha scoraggiato anche i più temerari che hanno preferito un bagno al mare o in piscina o sono andati semplicemente alla ricerca di un po' di fresco, in attesa di supervisionare altri incredibili affari. Sì, perché in Piemonte la stagione dei saldi proseguirà ancora per otto settimane, anche non consecutive. C'è tempo dunque per passeggiare, gettare uno sguardo alle vetrine, entrare in negozio, provare capi di ogni tipo, taglie permettendo, perché è bene ricordarlo, durante i saldi non si ha tutta l'offerta di inizio stagione. Se è amore a prima vista, varrà la pena non lasciarsi scappare l'acquisto, così come se ci si imbatterà nuovamente in qualcosa che si era già visibile a prezzo pieno, beh, è meglio procedere subito con l'operazione compere. Ad un secondo passaggio, ciò che non si era messo nel proprio cestino dei desideri potrebbe non esserci più. In ogni caso, in periodo di saldi, è sempre bene seguire qualche consiglio. Intanto bisogna conservare lo scontrino, perché non è vero che non si possono cambiare i capi in svendita. Il negoziante è obbligato a sostituire il capo difettoso, anche se dichiara che gli articoli in saldo non si possono cambiare. E secondo il decalogo dello shopper intelligente, se il cambio non è possibile, ad esempio perché il prodotto è finito, si avrà diritto alla restituzione dei soldi. E poi le vendite devono essere davvero di fine stagione. La merce posta in vendita appunto sotto la voce saldo deve essere l'avanzo di quella della stagione che sta finendo e non fondi di magazzino. L'altro consiglio è quello di girare nei giorni che precedono i saldi segnandosi il prezzo di ciò che interessa. Sarà così possibile verificare l'effettivo prezzo dello sconto praticato e si eviteranno inutili discussioni e code. Infine è bene diffidare dei super sconti soprattutto ad ingresso. Inizio stagione. Di solito nascondono merce non proprio nuova o prezzi vecchi falsi. Secondo le stime di Confcommercio, ogni famiglia tra luglio e agosto spenderà in media circa 232 euro per l'acquisto di articoli di abbigliamento per un valore complessivo intorno ai 3,6 miliardi di euro. I negozianti sono fiduciosi, considerato che il caldo quest'anno ha tardato a farsi attendere e proprio ora, con l'inizio dei saldi, si ha voglia di spendere qualcosa in più per qualche capo più leggero. Andiamo a Ovada, il comune prende l'impegno per dare via ad un progetto mirato a far riaprire dopo quattro anni il suo storico teatro comunale. Sentiamo Bruno Mattani. Finalmente il Comune di Ovada ha deciso di buttarsi a capofitto nell'impegno concreto per riaprire dopo circa quattro anni di chiusura lo storico teatro comunale di Corso Libertà, una lunga travagliata storia che si avvia con il progetto a trovare una soluzione definitiva attraverso un restyling funzionale che gli Ovadesi non solo attendono con impazienza. Dal Comune, grazie all'imparticolare impegno dell'assessore alla cultura Roberta Pareto, supportata dal sindaco e dall'intera giunta, ha rotto gli indugi affidando l'incarico progettuale esecutivo all'ingegnere vadese Enrico Ferrari per dare il via ad un progetto innovativo per arrivare alla riapertura del locale, che per i suoi trascorsi racconta momenti importanti della storia vadese e del suo territorio. Il teatro è chiuso dal 2012, da quando abbandonarono in carico le sorelle Dardano, che gestivano la struttura per molti anni, continuando il lavoro del padre. Da quel momento è chiuso anche perché nel tempo erano emerse problematiche strutturali, soprattutto legate alle nuove norme previste per la sicurezza, la funzionalità e strutturalmente anche alcuni aspetti interni della sala. Per l'agibilità occorreva un'iniezione corposa di finanziamenti, che il Comune non poteva in quel momento permettersi. L'assessore Pareto adesso ha preso l'impegno di percorrere la strada giusta per trovare almeno in parte tali finanziamenti. Si sa che da qualche tempo è stato intessuto un dialogo costruttivo con la Regione Piemonte nel tentativo di trovare la strada giusta per arrivare ai lavori e alla riapertura dello storico locale, che da solo racconta la storia di Ovada nei passaggi temporali più cruciali, incominciando dal crollo della diga di Molare e dalle sue oltre 100 vittime. In attesa di trovare anche possibili fondi, ha sottolineato l'assessore Pareto, abbiamo deciso di portarci avanti con l'aspetto progettuale, perché intanto si deve cominciare per risolvere questo problema cittadino dal progetto esecutivo e innovativo che si vuole realizzare. Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, tra poco la pagina sportiva, parleremo di calcio. È stato fissato per il 23 luglio il primo raduno dell'Alessandria Calcio. La presentazione della nuova squadra avverrà durante la permanenza a Bardonecchia e nel pomeriggio abbiamo avuto l'incontro amichevoli con la Provercelli. Tutto questo subito dopo la pubblicità che è curata da Franco Capone. Poi ancora in meteo le notizie utili. Grazie per l'attenzione e arrivederci alle prossime edizioni.